Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Di nuovo riprendiamo con il format che avevamo lasciato, abbiamo ripreso insomma quello che avevamo spiegato negli altri video, cioè mentre stiamo registrando i video per il canale YouTube siamo in diretta su Instagram. Ciao. Quindi, ragazzi, ciao! Tu che stai guardando la diretta saprai adesso che sei anche su YouTube. Ad ogni modo, perché abbiamo la regia di Michael Bay? Non lo so. Adesso Salutiamo la regia. Ciao ragazzi. Ciao. Abbiamo un nostro amico detto Lorazio che ci aiuterà nel montaggio delle cose, delle luci. Allora Matteo, dimmi tutto. Abbiamo visto il percorso, abbiamo visto come nasce Mighty Martedì. Abbiamo visto l'ignoranza, abbiamo visto la mappa e che sta crescendo. Adesso andiamo a spiegare, essendo che l'altra volta l'abbiamo registrata pure una cosa del genere, però evidentemente non è stata ben capita dagli utenti di... Bando alle ciance, ragazzi. Allora, come abbiamo già detto, la mountain bike è uno sport non di certo semplice, non è uno sport per femminucce. Qua abbiamo, qua abbiamo tre salvavita. Abbiamo tre salvavita e saluto tutte le donne che fanno mountain bike, perché sono veramente tante. Vi posso dire che hanno due coi. Questo la tagliamo così. Questo beat. Allora ragazzi, qui cosa abbiamo? Abbiamo tre caschi. Allora, tre caschi apparentemente simili ma non sono uguali. Questo perché? Perché in base alla disciplina che noi andremo a fare in bicicletta, che sì, può essere mountain bike, bici da corsa, enduro, downhill e chi ne ha più ne metta, ciclocross, si utilizzano dei caschi differenti. Questo che stiamo guardando, Giuseppe, è un casco che mi piace chiamarlo ibrido. Come potete vedere, in questo momento è nella conformazione da strada, in quanto è stata rimossa la visiera. Se la reggiamo la può passare la visiera. L'abbiamo visto, sì, tranquilli, siamo tutti da casa. Lancia! Eccola qua. Questa qui praticamente è la visiera, parasole o paraschizzo, comunque come la chiamiamo, che viene rimossa dal casco e quindi ci permette di trasformarlo da casco prettamente da mountain bike a o meglio da XC, perché nel cross country vengono utilizzati questi caschetti abbastanza aerodinamici, molto simili a quelli da bici da corsa, a, come abbiamo già detto, un casco da strada. Quindi questo qua è il casco per iniziare in bicicletta. Sì. I caschi da strada poi si dividono, mi piace dividerli, non so se è vero o meno, se è proprio una vera e propria definizione, ma mi piace definirli così: caschi estivi e caschi invernali. Tu dici, com'è possibile un casco estivo? Sì, cambia in base alle prese d'aria poste sul lato superiore. Vediamo le prese d'aria e tutto ciò. Praticamente il casco estivo è più, avrà delle aperture molto più larghe, quindi permette una maggiore aerazione dell'aria, mentre un casco riguardo gli altri. Sì, un casco normale, diciamo, ha delle finitoie un pochettino più strette, e nei caschi anche più moderni presenta una retina all'interno che impedisce agli insetti di entrare di dentro mentre che si va ai 50 orari, che non è una bellissima sensazione, ve lo posso garantire. Da questa inquadratura si vede il regista che si mangia bene. E questo è il tuo. Oh, il grande inesperto! Ciao Nas! Io non so chi c'è da me, ma li salutiamo. Ciao Ciclicima, ciao Evelyn, ciao Roberto, ciao a tutti, li salutiamo. Poi, un secondo casco che andiamo a far vedere è il casco tipico da mountain, o comunque da enduro, soft enduro. È un casco che presenta una visiera bella ignorante, quindi molto più pronunciata rispetto a quello che abbiamo visto prima. Quindi una visiera molto più pronunciata, delle finitoie dell'aria abbastanza ampie, ma la sua particolarità è quella che andrà a proteggere la calotta radica posteriore, quindi la parte di dietro, quindi in caso di sinistro, ci tocchiamo, non si sa mai, e copre di più appunto il capo. Come potete vedere. In questo caso abbiamo anche un supporto per GoPro, utile per quando andiamo a registrare le nostre cose ignoranti. Però ricordiamo che la GoPro registra tutto quello che quindi se andate sul lungomare e guardate le signorine, la GoPro, ricordate di che lei vede quello che vedete voi, quindi in caso di matrimonio o fidanzamenti io ve la sconsiglio vivamente, ed è questa qua. Poi ultimo ma non penultimo, quello più aggressivo, il più cattivo, il più cattivo più. Questo qui deriva da uno atleta, uno dei più ignoranti, il grande Giuseppe Sorrentino detto Rock. Salutiamo Giuseppe che sicuramente sta seguendo. È un casco di derivazione motociclistica, motocross, che si può utilizzare sia nell'enduro, un pochettino più serio,
sia per quanto riguarda il downhill, che è una disciplina che viene praticata anche, ma più enduro veramente, nella nostra Sila. Quindi sono percorsi molto più tecnici, molto, si va molto più forte in discesa, con biciclette non come questa, ma più orientate alla discesa, e quindi necessita di un casco abbastanza più robusto, quindi presenta la mentoniera davanti, cosa che negli altri caschi non è presente, quindi ci protegge da urti nella parte bassa, quindi dalla mandibola, la bocca, eccetera, eccetera, ed ha una mascherina molto più ampia, quindi a velocità maggiori e più protettiva. Quindi sono i tre caschi che rappresentano il mondo del ciclismo. Ce ne sono tantissimi altri, ma questo abbiamo fatto un succo, un sunto di quello che è, appunto. Il problema è che molte volte tutti quanti che iniziano a fare il bici, non solo, è il livello economico. Questi, no? Questi caschi, da che prezzo fanno? Cioè, da quanto possono partire? Allora, io consiglio un buon casco per iniziare, mediamente la cifra si aggira intorno alle 50 euro a salire. Un casco già discreto, diciamo, che fa il suo lavoro. Non esiste un prezzo massimo, quindi si parte da un minimo di 50 euro fino a 200, 300, 500, dipende, anche 1000 euro, dipende dal materiale soprattutto con il quale vengono realizzati. Una domanda che spesso mi viene posta è quella che come fate a fidarvi di un casco in polistirolo, perché l'interno dei caschi da ciclismo sono fatti in polistirolo. Sì.